e noi come Sly Cobas vedremo di dare il nostro contributo a livello nazionale. Adesso a breve abbiamo un coordinamento nazionale a Roma fra 15 giorni e a breve avremo un'assemblea nazionale e la scommessa è quello di riuscire di avere una linea generale che unifichi queste situazioni. Allora io chiudo dicendo anche che dobbiamo stare attenti perché il padrone lavora e allora sappiamo cosa sono le cooperative, e qui parlo ai compagni che sono qui, no? Le cooperative hanno lavoratori facilmente ricattabili con tutti i vari strumenti, innanzitutto perché c'è l'istituto della cooperativa, la falsa cooperativa su cui noi dovremmo vedere di far saltare anche, perché tanto di cappello ai compagni che 100 anni fa, tanti anni fa, hanno fatto un ragionamento che cercava di affrancarsi dal padrone dal punto di vista anche lavorativo. Ma oggi la cooperativa è il sindacato CISL, CGL, no, o UIL, il quale va dal padrone e gli dice: io non ti rompo i coglioni e lascio a morire di fame, diciamo, con contratti di merda, e se sono contratti anche minimamente decenti non spendo niente per fare rispettare questi contratti, però dai, o a me o al mio amico, no? Perché è così, no? Sappiamo tutti che è così. L'appalto, mi dai l'appalto, mi fai assumere tot persone e via discorrendo. E questo meccanismo è andato avanti anche a livello della Fiat e delle grandi aziende in questi anni, perché tutti sappiamo come è dilagato questo tipo di ragionamento. E allora noi dobbiamo stare attenti, perché nelle cooperative ancora oggi il fatto di la legge 146 generalmente non c'è, non possiamo essere noi a introdurre elementi che vanno in questa direzione. E così dal punto di vista della cooperativa noi dobbiamo stare attenti che a livello sindacale deve essere il sindacato, inteso come i lavoratori che eleggono i loro delegati, il sindacato che si vogliono, che deve essere il titolare e non delegare le cooperative e così via. Allora diciamo, il padrone è molto esperto e cerca di farci fare degli errori, e quindi dobbiamo ragionare anche su quello che abbiamo fatto dopo le lotte che ci sono state in questi anni nelle cooperative e vedere di avere una linea che vada in una certa direzione. Io chiudo, no, dicendo che molto importante è stata l'iniziativa prima che hanno avuto i compagni, no, che sono qui presenti, che andando anche, no, che li hanno arrestati, li hanno in un modo assolutamente pretestuoso perché non hanno abbassato la testa. E io credo che molto importante poi sia stato il fatto che rispetto a questo ricatto del permesso di soggiorno, questa cosa vergognosa, no, che non è solo la Bossi Fini, diciamo, no, è un tipo di mentalità che purtroppo è andato avanti anche a livello di strati grossi della nostra classe operaia, dei lavoratori. E allora questo quello che è successo a Rosarno, quello che è successo nelle lotte che noi facciamo nelle varie cooperative come questa, deve servire per fare una battaglia politica fra i lavoratori, perché noi siamo qui al nord, è dilagata la Lega non a caso, perché certi valori, no, piuttosto che di classe, sono andati a finire in un'altra direzione e hanno egemonizzato un casino di gente, anche nelle nostre fabbriche, anche nei nostri paesi, fra i nostri lavoratori. E allora io credo che a partire dal fatto che andando in una certa direzione si portano a casa dei risultati, a partire da questo dobbiamo vedere di fare un discorso, come già diceva l'introduzione di Fulvio, che vada in questa direzione. Questa è una cosa, io credo, molto importante. Io vorrei partire dalla situazione di Bremio per cercare di fare un po' il punto sulla situazione e anche perché abbiamo fatto questa assemblea. Bremio
avviene una situazione come hanno già descritto altri compagni, dopo due giornate di sciopero dei lavoratori, cioè i lavoratori indipendentemente dalle organizzazioni sindacali, il 15 e il 16 entrano in sciopero. Di fronte alla difficoltà a trovare delle soluzioni che li difendono veramente, cercano contatto attraverso il sottoscritto verso Fulvio rispetto allo Slay Kovas. Ma questo avviene per quale motivo? Come mai hanno trovato su internet che esiste lo Slay Kovas? Hanno trovato che noi facciamo le lotte? Hanno trovato il fatto che più di tanti volantini e tante altre cose, hanno trovato che noi eravamo presenti già nelle lotte all'interno di queste cooperative, sul fatto che all'interno delle varie situazioni che si stanno determinando, altri compagni di etnie, di situazioni, diciamo, di comunità, dallo stesso paese, si sono comunicati e hanno detto tra di loro, e hanno detto: guardate che, diciamo, c'è la possibilità, c'è un tipo di sindacato che su quel tipo di terreno non scherza e fa delle lotte effettivamente. E questo avviene, diciamo, perché fondamentalmente non soltanto partecipiamo in termini di solidarietà in quanto sindacato, ma perché intorno a questa lotta siamo riusciti concretamente sul terreno della difesa concreta dei lavoratori a coordinare le attività delle organizzazioni o comitati esterni a questi tipi di lotte. Io credo che bisogna fare anche delle riunioni di intergruppi, eccetera, però l'elemento di fondo per poter dare sviluppo eventualmente a queste cose o eventualmente a ottenere delle piattaforme dal punto di vista concreto sia quella di mettere in campo delle lotte concrete e cominciare a coordinare delle lotte concrete tra lavoratori, perché la solidarietà tra vari comitati o rappresentanti di lavoratori di questi fabbriche, di queste situazioni sul piano personale va bene, ma è quasi un'opera quasi inutile se non invece non mettiamo in movimento, mettiamo in contatto eventualmente delle lotte concrete sul terreno della difesa degli interessi dei lavoratori. Ricordiamoci che Brembio viene dopo DHL, Ortomercato, DHL, Origio, Turate, e arriva Brembio, c'era Cerro, diciamo, Lambro, prima ancora di Brembio abbiamo rinunciato a Cerro Lambro perché erano arrivate, diciamo, determinate assicurazioni di un incontro col padronato, eccetera. Noi adesso avremo, non ve le dico, cioè, le situazioni, perché sono tante, situazioni dove è necessario intervenire, ma il risultato all'interno di queste condizioni di lavoratori è data dalla determinazione dei lavoratori. Però capiamoci, per avere un quadro abbastanza chiaro, quando abbiamo cominciato a Origio si sono rivolti a noi 7 persone, si erano iscritti poi dopo una settimana 25 persone e dopo l'altra settimana erano già ritornati 6 persone. Voglio dire che questo era Origio, punto più avanzato della lotta che qualcuno richiama.